Noi vogliamo ancora parlarvi della regina che abbiamo tutti insieme, anche con le altre testate, eletto appunto al Salone di Milano, che è stata senza dubbio la Africa Twin 1000, nuova motocicletta che Honda ha deciso di riportare in auge dopo il successo insomma degli anni 80 e 90. E vediamo anche a Napoli, che è arrivata comunque in tutti i concessionari. Il nostro di riferimento è Allroads, che si trova a via Nuova Poggioreale, ma questo concessionario è presente anche a Roma, e con le interviste che abbiamo realizzato anche sui titolari per capire un po' quali sono le tendenze e le aspettative su questo nuovo modello. Vediamo. Ed eccoci, siamo arrivati nelle sale di Allroads, concessionario Honda per Napoli e provincia, ospiti di Ciro Giordano. Ciao Ciro. Ciao Lello. Perché? Perché ovviamente è un anno che ne parliamo di questa Africa Twin, l'anno scorso in versione Zio Adventure, questa maquette che state vedendo dalle immagini del Salone 2014. 2015 arriva la versione definitiva, dopo che si erano viste anche le foto durante l'estate, CRF 1000L, per la gioia di tutti quelli che la volevano, da 12 anni l'aspettavano, insomma, che arrivasse questa moto del mercato, anche i concessionari, da quello che ho capito, l'aspettavano. Soprattutto noi l'abbiamo richiesta a viva voce, abbiamo protestato quasi con la Honda per avere questa moto. Comunque questi hanno fatto una bella ricerca, un bello sviluppo, hanno lavorato bene. Quelli che hanno lavorato su questa moto hanno fatto una moto, secondo me, avveniristica, una moto che ci darà tante soddisfazioni, questa qua. Tu hai fatto anche la prova in Sudafrica, questa attesissima prova che ha visto ospiti giornalisti, addetti, e mi dicevi, insomma, sei rimasto molto colpito, soprattutto dal fuoristrada. Colpitissimo, guarda, è una sensazione che non si può descrivere, è indescrivibile, la devi provare, non ho parole per dire che emozioni provi col fuoristrada con questa moto. E poi è una moto versatile, col DCT, poi io pensavo che con un DCT un fuoristrada non si potesse fare, invece è una cosa spettacolare, hanno lavorato tanto sulla tecnologia, su questa moto di terza generazione, questo cambio mi è rimasto, sono stato entusiasta di questa cosa. Ti ripeto, è una cosa che bisogna provare, non ho parole per descrivere che sensazione ti ha dato questa moto sullo sterrato. Già dalla prima metà di gennaio avremo la prima moto immatricolata per tutta la nostra clientela, per farla provare a tutti, e inoltre organizzeremo degli eventi volti comunque alla prova della moto, degli aperitivi qui in concessionaria, per far vedere la moto a tutti i potenziali nuovi acquirenti, a nuovi clienti, per farla vedere e per farla provare. Per chi vuole seguire le attività di Allroads, potete seguirci sul sito internet allroadsnapoli.it, dove potete vedere sia il nuovo sia l'usato garantito della concessionaria. Considerando il fatto che Allroads è presente a Napoli, poi a Roma, come si chiama? Honda Palace Roma. Una Palace Roma, questa concessionaria bellissima, una struttura bellissima che avete realizzato a Roma già 2 anni fa, se non mi sbaglio. 2013. Sì, infatti, 3 anni fa allora. Terzo anno. Siccome so che tu sei un profondo conoscitore del mercato, ti piace andare a studiarti le statistiche, i numeri, ovviamente chi fa questo mestiere deve farlo per forza. Avete fatto una previsione sui nostri territori di quanto possa attecchire questa moto al netto di quello che abbiamo detto finora? Io penso che questa moto farà i numeri, io penso vivamente che farà i numeri, lo spero soprattutto che farà i numeri, anche perché questa sarà l'Africa Twin. Noi non andiamo per la concorrenza, per inserirci un segmento della concorrenza o fare concorrenza ad altri, noi andiamo per vendere l'Africa Twin, anzi saranno gli altri che dovranno emulare qualche moto per entrare nel segmento Africa Twin. Questo è un segmento che noi ripartiremo alla grande, come c'è stato già fino a 12 anni fa l'Africa Twin. Noi speriamo tanto, anche parlando con i vertici di Honda Motor Company, loro hanno creato questa moto proprio per il segmento Africa Twin. Comunque questa moto è da provare, non è una moto possiamo di cui parlare molto. Esatto, bisogna sedersi sopra e andare. È quello che faremo anche noi presto, appena ce ne sarà possibile. Come dobbiamo lavorare, no? Devi lavorare tu, dobbiamo far conoscerla questa moto e per far sì che la gente ce la possa provare. Per ora ci salutiamo soltanto, ti auguro un buon 2016, a presto per te. A Starbike. Ci vediamo presto. Grazie.